Salve ragazzi, benvenuti anche oggi 25 ottobre a Opinione di Luzio. Sono le 17:07, il posto ve lo dirò alla fine come sempre. Vi voglio portare un fatto di cronaca rosa, io lo chiamo così insomma. Una bellissima ragazza brasiliana che di nome è Catarina, forse non vi dirà niente, all'inizio, ma se andrete a un pochettino a curiosare in internet o in televisione la vedrete ben presto. Lei si era iscritta a un sito su internet, Virgin Want, un nome, un programma, cioè vogliamo vergini. Logicamente lei ha fatto il colpo grosso della sua vita perché ha trovato un magnate giapponese che gli ha offerto, diciamo, una cifra così irrisorie di 750.000 dollari, e potete ben capire dal nome inglese che ho appena accennato poc'anzi che si chiama vendere la propria verginità. Lei si è difesa ai giornalisti dicendo: ma cosa ci vedete di strano? È come scattare una foto. Se era scattare una foto, cioè non era Virgin Want, Book Photographic Want, cioè chi vuole fare un book fotografico con me? E allora è un altro conto, ma io vedo 750.000 euro per scattare una foto, mi sembra esageratamente tanto. Non era Ben Rodriguez, sta Catarina, non so nemmeno dove vive, chi è, con tutto rispetto parlando, deve essere una persona comunque benestante che non ha nessun problema economico, però se mette il suo corpo, perché io lo chiamo così, non voglio dire che prostituto come magari ha detto oggi Studio Aperto, però si tratta sempre di mercificare il proprio corpo, di vendere una parte della propria intimità a una persona che non conosce per niente e che molto spesso io non sono cattolico, non sono credente, ma rispetto comunque chi crede nelle religioni. Comunque sia, io penso che il proprio corpo uno lo cede alla persona che gli conquista il cuore. Sarà un romantico, sì, quello sì, sono un amante del romanticismo anche come movimento di pensiero, e questo non lo nego, però voglio dire, a parte del romanticismo che ci può stare, ci sta di fatto che comunque sia una parte propria personale, una la cede alla persona che comunque sia sceglie come partner, sceglie come persona che comunque sia gli dà in cambio qualcosa a livello di sentimenti, a livello di attrazione, anche fisica può essere, non solo mentale o emotiva, che comunque la paga, ok? Invece va da un magnate che sarà pure, magari che sicuramente non hanno detto, ma sicuramente avrà una certa età avanzata, che sarà logicamente comunque sia che ha i soldi che gli scappano dalle orecchie, e per qualsiasi suo vezzo, diciamo, anche per sua curiosità di vivere, insomma di volere far sesso, che è una cosa che crea molti soldi, soprattutto in internet lo sapete che il sesso tira tanto, logicamente lei ha visto che con questa possibilità nel mondo, buttandoci nel mondo del sesso su internet, poteva far soldi in una botta sola, anziché battere per strada e vendere il suo corpo giornalmente, sapere che faceva la fame come un qualsiasi operaio che lavora in catena di montaggio, non avrebbe risolto la vita. E ha detto: cacchio, sono una ragazza giovane, ho mantenuto la mia verginità, cacchio, potrebbe avere un valore. È stata scaltra, ha visto che internet ci sono dei siti dove possono collocarsi le persone che hanno dei pregi, delle capacità fisiche da vendere, soprattutto quando c'è delle belle curve e soprattutto quando metti poi il nome verginità, sai, su qualche persona un po' malaticcia, perché una persona solo malaticcia, cioè a livello di 60-70 anni di età, gli viene il cavillo nella testa di dire: oh, questa me la trombo e mi voglio fare la chiavata della mia vita, perché quella non sarà una sveltina. Si dà 750.000 euro, sicuramente si tratterà di tante ore di sesso che questo pretenderà, senza pensare a che posizione lei dovrà assumere. E vorrei vedere lei che a 18-19 anni, che è in età giovanile, tra l'adolescente e l'adulto, si trova a farsi mettere le mani addosso da uno che non conosce, si fa il viaggio di due continenti, l'Europa e l'Asia, per cosa? Attraversare i due oceani per andare verso una persona che non conosce, che gli mette le mani addosso, che può essere chiunque, un pervertito, un perverso, può essere la persona più negativa di questo mondo, che potrebbe creare delle frustrazioni poi nel proseguo dell'età. Forse queste cose poi dopo lui le potrà superare, perché con 750.000 dollari in tasca magari si può pagare qualsiasi psicoterapeuta per passare magari quello che può essere vendere il proprio corpo a un'altra persona, perché mai sai, 18-19 anni non ha ben chiaro nella testa che
nessuno te le offre per una foto, non sei Belen Rodriguez, mi dispiace, sei Catarina, sei una persona qualsiasi come me, non lo so, voglio dire, dove vuoi arrivare con questa affermazione che, vabbè, è come fare una foto, cioè mi sembra un po' forzata, non lo so voi, argomentate questa cosa, veramente, e bandiamo questi siti dove si vende veramente la pornografia facendola vedere che è un qualcosa, diciamo, di un gusto sessuale qualsiasi, perché un gusto sessuale qualsiasi è ben altra cosa, non vende la verginità, non vendere culi vergini per omosessuali e quant'altro, non vendere soprattutto poi atti sessuali con minorenni. Fortunatamente questi 18 anni l'ha ottenuti, quindi sa che lo può fare e non crea nessun problema a livello penale. Allora ragazzi, siamo a Mondavi, una bellissima città, guardate su Google Maps e vi voglio nel mio canale a commentare e a dar voce a questa Caterina che, poveretta, vuole scattare le foto, ma il suo prezzo è minimo, 750.000 dollari, non è tanto ragazzi, se avete un dollaro in più è vostra.